Eccoci e bentornati sul mio canale. Dopo che ieri ci siamo fatti una partitozza sulla mappa urban e una sulla mappa drift, oggi andiamo a vedere la terza mappa multiplayer, che abbiamo sempre visto comunque in partita privata, però è tutta un'altra cosa. Beccate subito un primo sangue, subito una doppia per noi in condizioni critiche. Oggi andiamo a vedere la terza mappa del pacchetto appunto DLC Havoc per Call of Duty Advanced Warfare, la mappa Core. Guarda questo. Ma dai, ma come si fa sta camperata là? La mappa. Oh, porco cane! Subito in serie fantastica, eccone un altro! Una serie da 5! Bello assetato di sangue. E mo ci lanciamo anche un bel UAV alleato in sorvolo. Perfetto. Allora, questa è la mappa core, che come abbiamo visto sia per quanto riguarda i video che vi avevo fatto sulle varie informazioni su... Chi è che mi spara con l'i4? Mannaggia la miseria. Sia per quanto riguarda le informazioni, sia ieri quando stavamo parlandone nella partita privata, è ambientato nel deserto del Gobi. La particolarità di questa mappa è che si gioca proprio tra tutte queste rovine, e al centro appunto della mappa c'è è un po' difficile così qua con l'SM1, c'è questa centrale nucleare, che dove appunto ci sono gli scontri ravvicinati, mentre lateralmente ci sono questi scontri tra le macerie a lunga distanza, quindi già è un po' più difficile. Non riesco a capire dove cacchio stanno camperati. Chi è? Vandalismo ho fatto, distruggendo un'auto manco senza volerlo. Mi sono fatto una bella sfidozza vandalismo. Vabbè, va bene così, siamo in vantaggio. Ecco, appena detto. Eccone un altro, costo E4 e muori. Doppietta, no, porco canete, questo non me ne sono proprio reso conto. Non l'ho proprio sentito, beh, perché stava fermo. Vieni qua, che cacchio. La particolarità di sta mappa, oltre al discorso delle... i droni decontaminanti. Praticamente escono questi droni che vanno alla ricerca dei nemici. Chi l'ha preso? Penso i nostri avversari. Questo non moriva nemmanco col coso, con sto cacchio da meli camperato nella parte centrale. Mo dopo, appena ci passo davanti, ve lo faccio vedere. Ci sono degli... Aspetta che qua c'è sta... Dai. Ma ne manco un colpo gli è arrivato a quel cecchino. Me l'ha dato proprio come morto e basta. Vedete questi cosi qua blu? Da qui escono i droni decontaminanti. Quindi è la serie di punti che si riesce a prendere. Partono questi droni volanti che vanno alla ricerca dei nemici e ovviamente li uccidono. E si prendono ovviamente con gli approvvigionamenti. Quindi si possono trovare appunto nelle casse degli approvvigionamenti. Quindi molto interessante come serie di punti. Vedete quanti ce ne stanno, questi indicatori blu, e cacchio, ve lo volevo far vedere bene, e invece è arrivato il nemico e mi ha ammazzato. Stiamo perdendo di 5, e scherzando e ridendo, manco sto giocando più tanto bene in questo momento, perché col fatto che mi sono messo un attimo a chiacchierare con i droni decontaminanti e eccetera eccetera. Oh, porco cane, mica moriva, Che aspetta, vedi qua, ce stanno già due. Ecco, mi hai fregato prima, ma la seconda non mi freghi. Poi sta tutta la partita camperata là. Eccolo, e ritorna avanti in serie. No, devo ricaricare. Cacchio, c'avevo pochissime munizioni, però questa triple l'ho riportato sopra la mia squadra di uno. Adesso, eccolo un altro. Questo costa E4, ha stancato. Arriveranno comunque anche video, perché come sapete nel DLC Havoc è compresa la mappa E4, ma per chi aveva il season pass come me poteva giocarci già un mese prima con la E4 e la sua variante Widowmaker. Muori. Oh, che cacchio era? Tipo una lagga. Oh, attenzione al cecchino, attenzione al cecco. Attenzione al cecco che muore di bruciapelo, poverino. È morto il cecco. Allora, vediamo un po', dovrebbero stare qua dentro. No, cacchio. Questo stava laterale, non l'ho proprio visto, porcaccia la miseria. Oh, eccolo, niente. Vedete, qua c'è sta cavolo di reattore nucleare. Muori, tiratore al volo. Aspetta, tu riesci a capire che entrata. Vieni qua, mamma mia, se lo prendo. Ehi! Mamma mia, che kill, proprio senza vedere. Bello, grande, mamma mia. Mi sto già... Questo tanto è passato, questo non l'ho visto. Questo non l'ho proprio visto, mi stava a fomentare. Stiamo andando da paura, eh? Pensavo sinceramente qui di fare schifo, perché col fatto che so tutti i cunicoletti, tutti i punti di camperaggio,
pensavo questa, pensavo fosse la mappa che mi desse più rogne. E anche se ho paura anche di Sideshow, ma Sideshow, come ho detto, la mia tattica sarà giocare sulle corsie laterali, mai giocare centrale, perché se no là ti massacrano. Ma là, mo, adesso vediamo se la mia tattica funziona, perché anche lì ci devo giocare per la prima volta. Sto facendo ovviamente la playlist questa qui, Avok, che praticamente mi fa giocare solo sulle quattro nuove mappe. Quindi sto facendo proprio un video in live ogni volta che mi esce una mappa su cui non ho giocato. Questo non sta giocando, non ho capito neanche il perché. Questo sta facendo il giro dei compagni. Siamo sopra di 7. Forse riusciamo. Oh, questa è la seconda volta che lo ammazzo così a bruciapelo, eh. Me lo ricordo perché c'ha quella, c'ha quell'equipaggiamento exo grigio e arancione, quindi ci faccio sempre caso. Ok, qua pure vedete quanti ce ne stanno di questi indicatori, o meglio di ste botole celesti per far uscire i droni. Stanno sparsi per tutta la mappa, quindi è una serie sinceramente molto interessante. Ovviamente andrò ad approfondire, adesso vediamo, penso domani, in un video dedicato, perché devo farvi vedere anche delle cose molto importanti sia sulle serie di punti che su degli avvenimenti atmosferici che avvengono all'interno della mappa. Oh, attenzione qua, attenzione, questo non muore, non gli è arrivato neanche un colpo. Mi sta sparando uno, è mio! Vittoria con la kill finale mia, 75-67. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e mettete un bel mi piace sulla mia pagina di Facebook, e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale, con tanti video ovviamente sul DLC Avok con Call of Duty Advanced Warfare.